braccia incrociate oggi per 24 ore per i piloti del vettore aereo Air Dolomiti. Comandanti e primi ufficiali dell'aerolinea, controllata dal gruppo Lufthansa, chiedono contratti e condizioni lavorative migliori. Avionews ha intervistato il comandante Tonino Muscolo, coordinatore nazionale piloti per il sindacato Will Trasporti, che ha spiegato i motivi dello sciopero. I piloti di Air Dolomiti oggi scioperano per 24 ore per il mancato rinnovo contrattuale. In Air Dolomiti l'ultimo contratto stipulato dai piloti risale al 2007 e quindi scaduto nel 2010, sono oltre 15 anni che i piloti sono in attesa appunto di questo rinnovo. La trattativa per il rinnovo del contratto è iniziata da ormai più di un anno, ma c'è una fase di stallo e le condizioni che la compagnia ha finora proposto sono assolutamente irricevibili, motivo per cui stiamo andando avanti con queste azioni di sciopero. Nel dettaglio, ci può parlare dei problemi riguardanti il contratto e le condizioni di lavoro contro cui protestano i piloti? È evidente che il contratto è datato e va aggiornato. Questo contratto, quando è stato stipulato, Air Dolomiti aveva ancora una macchina turboelica, volava ancora la TR, adesso ovviamente voleva macchine diverse con un'attività diversa. Principalmente svolge lavoro di fideraggio a favore di Lufthansa, portando passeggeri dalle basi di Verona, Venezia e Firenze verso gli hub di Monaco e Francoforte, e quindi nel tempo le condizioni di lavoro sono cambiate. Ovviamente il contratto ha necessità di una profonda rivisitazione sia a livello normativo che retributivo, perché in questi anni, in particolare in quest'ultimo periodo, Air Dolomiti si sta sviluppando molto, ha aperto due nuove basi che sono Firenze e Verona appunto. Sta implementando la flotta in maniera importante, passeranno da 19 a 26 aeroplani nel corso del 2024. Questo ovviamente purtroppo sempre in situazione di sottorganico che ha comportato un aggravio della fatica operazionale dei piloti negli ultimi due anni in particolare, e ovviamente con dei turni veramente al limite della normativa. Quindi c'è necessità della rivisitazione del contratto proprio per dare un po' di respiro chiaramente a questi professionisti, che ormai sono due anni che stanno lavorando a ritmi veramente pesanti e stressanti, e soprattutto il giusto riconoscimento economico a distanza di 15 anni per un contratto che ormai non può più attendere di essere, diciamo, avvicinato quantomeno ai contratti dei diretti competitors. Le trattative fra aziende e lavoratori durano da oltre un anno. Perché non si trova un accordo? Il tema è abbastanza complesso. L'azienda si trova in una situazione di sottorganico sia sui comandanti che sui piloti. Quello che chiedono principalmente i piloti di Air Dolomiti è una normativa che li tuteli molto e che permetta un corretto equilibrio lavoro, vita familiare e sociale. È evidente che in una situazione di sottorganico questo è complicato, quindi in una fase espansiva della compagnia è evidente che non riuscire ad implementare gli organici in maniera adeguata, di pari passo con l'implemento della flotta, rende difficile migliorare le condizioni normative. Ma è altrettanto evidente che se molto pragmaticamente il lavoro che dovrebbero svolgere comandanti e piloti in un numero adeguato lo svolge un numero inferiore, beh, questa professionalità e questo aumento di carico di lavoro deve essere adeguatamente retribuito, cosa che la compagnia fino ad oggi non ha dato disponibilità a fare, motivo per cui siamo ancora molto lontani nelle nostre posizioni rispetto a quelle proposte dalla compagnia, e proseguiremo fin tanto la compagnia chiaramente non capirà che dovrà adeguare le retribuzioni in maniera decisamente più marcata rispetto a quello proposto. In tutto il mondo, piloti ed altre categorie di lavoratori hanno strappato condizioni contrattuali migliori. Cosa sta accadendo a livello globale e qual è la situazione in Italia? È evidente che dopo la crisi pandemica, che ha portato a notevoli prepensionamenti, le compagnie, il traffico in particolare, è ripreso e ormai ha raggiunto livelli pre-Covid. Questo ovviamente sta generando una mancanza di personale qualificato, in particolare di comandanti e piloti, per volare tutti gli aeroplani che da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni, ovviamente dovranno solcare i cieli.
è evidente che le compagnie stanno cercando di correre ai ripari e non solo in Italia, ma anche a livello europeo, a livello extraeuropeo, stanno cercando di accaparrarsi i piloti offrendo condizioni contrattuali sempre migliori. E ovviamente tutti quanti si stanno adeguando e i miglioramenti contrattuali sono stati marcati negli ultimi mesi e lo saranno anche nei mesi a venire, per cui effettivamente anche in Air Dolomiti non capiamo questa resistenza da parte aziendale nell'adeguare i contratti, perché in questi ultimi mesi molti comandanti e molti piloti hanno lasciato Air Dolomiti per raggiungere altre compagnie, per cui già la compagnia si trova in una situazione di sottorganico. Se in più si permette di lasciare andare via i suoi professionisti, che ovviamente vanno a lavorare dove vengono offerte condizioni migliori, e questo renderà sempre più complicata, diciamo, l'operatività di Air Dolomiti e soprattutto raggiungere un accordo in tempi brevi. Comandante, quali sono le prospettive di Air Dolomiti in termini di espansione di flotta, basi ed assunzioni? La compagnia è, come dicevo prima, in forte sviluppo. Gli aeroplani dovrebbero aumentare da 19 a 26 macchine nel corso del 2024. Sono state aperte due nuove basi che Air Dolomiti ha sempre operato storicamente dalla base di Verona. In questi ultimi mesi sono state aperte la base di Venezia e di Firenze. Sono in valutazione, da quello che ci dice la compagnia, anche eventuali ulteriori aperture. E quindi la compagnia è in espansione e soprattutto il programma di assunzioni sarà un programma molto corposo, tant'è che sono aperte le possibilità di applicare sia per piloti che per assistenti di volo già da diversi mesi. C'è da dire che Air Dolomiti è una di quelle compagnie con dei requisiti professionali per piloti e comandanti molto molto alti, e questo sicuramente è una cosa che gli fa onore, ma è evidente che poi trovare personale così specializzato dal punto di vista professionale con determinate caratteristiche non è semplice. A maggior ragione questo non può non prevedere un contratto adeguato. Qual è a suo parere il futuro delle low cost in Italia? Beh sì, diciamo che Air Dolomiti fortunatamente non fa parte, diciamo, di questa fattispecie. Le low cost in Italia hanno avuto in passato un enorme spazio e in pochi paesi come in Italia hanno attecchito e hanno aggredito il mercato, diciamo, nazionale. In questo ultimo periodo sta avvenendo un mutamento, nel senso che queste low cost effettivamente non offrono più biglietti così a basso costo come in passato, perché evidentemente le condizioni del mercato stanno cambiando, c'è molta più competitività e soprattutto riescono a sfruttare meno quelle asimmetrie competitive che negli anni passati gli ha permesso di fare grossissimi utili e di prendere fette di mercato. Diciamo che quello che ci attendiamo è una maggiore regolazione da parte del governo, ovviamente delle istituzioni, di quelle che sono le condizioni di concorrenza per mettere tutti gli attori che operano nel settore del trasporto aereo italiano sullo stesso piano. Stiamo lavorando come Will Transport insieme alle altre organizzazioni sindacali, insieme alle associazioni professionali, per cercare di arrivare a un contratto collettivo nazionale di lavoro e del trasporto aereo che sia omnicomprensivo e che quindi in qualche maniera vada a interessare anche compagnie ex low cost come Ryanair, come EasyJet, e Volotea e altre, proprio perché siamo convinti che un totale coinvolgimento di tutti gli stakeholders del settore possa effettivamente portare a un contratto nazionale che poi possa essere però esigibile da parte di tutti quanti. Per finire, qual è il bilancio dello sciopero di oggi in Air Dolomiti? La mobilitazione sta procedendo molto bene dal punto di vista sindacale, chiaramente c'è un'altissima adesione. La compagnia ha cancellato 40 voli in preoperativo, che per una compagnia come Air Dolomiti significano tantissime cancellazioni. L'adesione è altissima, a dimostrazione del fatto che la richiesta che stiamo facendo alla compagnia è ovviamente una richiesta supportata dalla base, supportata dai piloti che sono determinati nell'ottenere condizioni contrattuali migliori e andranno avanti con la protesta in tutta la stagione estiva qualora non ci fosse un'apertura da parte aziendale nel voler concludere questa trattativa positivamente.